Obiettività, fredda analisi scientifica, ma profondità di introspezione ad un tempo per penetrare e risolvere questo mistero del supernormale che io ho vissuto. Confessioni che io devo fare perché esse permettono la comprensione di quegli scritti, lumeggiano il fenomeno, possono quindi essere utili a questa nascente scienza dell'anima che io sento, che è la scienza dell'avvenire. Studio doveroso, anche se può apparire autoreclam, studio difficile, perché il supernormale fu male inteso dalla scienza che lo volle relegare nel patologico, confondendolo col subnormale, perché frainteso dal pubblico che nel vortice tutto esteriore della vita moderna ignora completamente. O quasi, questa seconda vita dello spirito e vede male o svisa perché giudica da un diverso, inferiore, piano di coscienza. Studio difficile, non solo perché nessun aiuto può giungermi dal mondo umano, perché lo scibile terrestre non sa darmi una guida sul mio cammino, né dirmi nulla che mi dia la soluzione di questi problemi, ma difficile soprattutto in sé, perché il supernormale, anche nei momenti di eccezione in cui più potente si rivela, sembra voglia nascondersi nelle vie dell'ordine naturale, quasi che lo sforzo di eccezione che supera il comune sia continuamente trattenuto, frenato e celato dalla legge universale che vuole restare immutata.